Buonasera a tutti, sono Davide Angeli di IMDL Circle e sono davvero contento di avere la possibilità questa sera, nonostante le circostanze così complicate, per potervi raccontare questo nostro progetto di visione, un progetto anche di ottimismo, di slancio verso il futuro, di cui sicuramente abbiamo molto bisogno in questo momento. Prima di addentrarmi in Earth Stations, vorrei parlarvi brevemente di IMDL Circle. Forse non tutti voi ci conoscono. IMDL Circle è uno studio multidisciplinare, uno studio fondato da Michele De Lucchi, uno dei più importanti architetti italiani, e basato a Milano. È uno studio proprio che spazia dalla grafica al design di prodotto, agli interni, alle grandi architetture. Tutto questo, come vi dicevo, nasce sull'heritage di 40 anni di lavoro di Michele De Lucchi, un lavoro che sicuramente molti di voi conoscono e che è un lavoro che ha permesso davvero di creare alcune di quelle che sono state le icone, in qualche modo, del secolo scorso, che pur essendo prodotti ancora estremamente attuali, come la Tolomeo di Artemide, che tutti voi conoscete, o la First di Memphis che ha un po' segnato un'era negli anni Ottanta in questo nuovo stile, innovazione e gusto proprio per l'abitare, davvero una rivoluzione è stata. Così lo sono stati alcuni progetti iconici, sicuramente per quello che riguardano gli interni, di edifici, di grandi restauri in Italia e nel mondo. E alcune architetture che sono anche loro diventate grandi icone. Questo è il Ponte della Pace, che oggi è diventato un po' il simbolo della città di Tbilisi in Georgia e che proprio nasceva con lo scopo di essere questo simbolo di pace, di riconciliazione dopo la guerra, con questo segno di unire questi due fiumi grazie a questo forte segno architettonico. Per presentare anche me, ma in realtà per entrare un po' sul tema dell'Air Station, vi racconto un po' un aneddoto che mi riguarda, che riguarda lo studio. Io ho iniziato a collaborare con l'architetto De Lucchi ormai 15 anni fa e l'attività di cui mi occupavo allora, se si può così dire, era realizzare sculture di architettura con la motosega. Era un lavoro estremamente artistico ed estremamente non connesso alle logiche e alle esigenze di mercato. E perché vi racconto questo? Perché questo è proprio lo spirito con cui il nostro studio, con cui lo studio IMDL Circle, cerca di affrontare tutti i temi dell'architettura. Quindi dedicandosi costantemente a progetti di ricerca, a progetti di innovazione, a progetti di visione, a nuovi concetti, estremamente liberi da quelli che sono i lavori delle committenze che noi riceviamo, dalle necessità dei singoli clienti, ma davvero come grande segno proprio di apertura e di tentativo di cercare nuove visioni che poi stimolano ovviamente, che stimolano in gran parte quello che è il lavoro dello studio vero e proprio. Per cui il nostro scopo è davvero quello di cercare di realizzare degli edifici o degli ambienti, siano essi interni, ambienti, oggetti, il più possibile inaspettati, proprio per l'uomo del futuro. E qui viene il tema di Air Station. Air Station è proprio questo, è una ricerca che portiamo avanti da 4 anni, che in realtà le fondamenta un po' proprio in tutta la nostra storia, in questa necessità di realizzare dei progetti di ricerca, dei progetti di visione, dei progetti di immaginazione in qualche modo. Dove nasce tutto questo? No? Dove nasce questa idea di Air Stations? Negli ultimi 10 anni abbiamo realizzato molte architetture in giro per il mondo. Quello che però ci siamo resi conto tante volte è che quello che era stato il brief originale o la richiesta del cliente, no? Quando arrivavamo a completare il progetto, quando il progetto era finito, appariva quasi vecchio, no? Non tanto il progetto, ma proprio tante ragioni per farlo, perché la tecnologia, il cambiamento degli usi e dei costumi è davvero estremamente veloce in questi anni e il tempo che richiede l'architettura per essere sviluppata e portata avanti è a sua volta invece un tempo piuttosto lento. Per cui
Crediamo proprio che ci sia un grande bisogno di provare a guardare ancora più lontano, ancora più avanti rispetto a quello che sono spesso i brief o le richieste di un cliente di realizzare un ufficio o un museo. E già ci sono stati edifici nel nostro lavoro degli ultimi anni, come l'IBM Pavilion o altri edifici del Waterstone in Intesa San Paolo, ancora, che andavano incontro a questa caratteristica particolare di essere degli edifici estremamente ibridi, in cui molte funzioni si fondevano una con l'altro, edifici anche trasformabili, in grado davvero di poter diventare qualcosa di nuovo, per potersi davvero adattare ai cambiamenti del tempo e ai cambiamenti della società. Edifici dal forte carattere simbolico, perché l'architettura ha un valore anche come segno, come l'importanza proprio di vedere quando si vive o si fa l'esperienza di un'architettura, percepirne una forza, se vogliamo, data proprio da quello che è il suo aspetto, tutto quello che simbolicamente questa architettura possa rappresentare. E qui appunto, da qui nascono un po' le Air Stations. Da queste riflessioni si è deciso proprio di cercare di guardare un po' più lontano, ancora più lontano di quello che le committenze e i lavori normali ci permettono di fare. Perché le abbiamo chiamate Air Stations? L'idea è che questi edifici sono nati proprio come dei punti, dei nuovi punti di incontro, no? Dei nuovi punti di incontro dove si va o da dove si viene. Sono dei nu nuovi nodi di connessione delle città e in generale del mondo. E per questo, essendo dei nodi di connessione, sono delle stazioni in qualche modo. E in un periodo in cui si è tanto parlato, anche forse anni fa ancora di più, di spostarsi su Marte, qualcuno andava su altri pianeti, eccetera. Noi crediamo che abbiamo un pianeta stupendo ed è quello in cui in realtà tutti noi, il 99,9% di noi, continuerà a vivere, noi e sicuramente la generazione dopo la nostra. E quindi è importante pensare che questi sono edifici pensati per la Terra, per il pianeta Terra. Questa ricerca di Air Station è una ricerca in continua evoluzione, non è un paradigma definito, ma è proprio un continuo desiderio di cercare, di sperimentare e di inventare, attribuendoci anche dei temi ogni anno o ogni mese, sempre diversi, no? Per cui ne sono nate queste famiglie che vedete un po' elencate lì in alto, Interactors, Temples for Nature, Education, in base a quelli che erano dei temi dell'evoluzione della nostra società, che ci stavano estremamente a cuore, abbiamo sempre cercato di portare queste visioni, queste sperimentazioni, queste provocazioni, perché sono in tutto e per tutto dei progetti di provocazione. La prima famiglia di Air Station che vi voglio raccontare, ve ne racconterò tre questa sera, sono quelle che abbiamo chiamato Air Station Interactors. Nella nostra idea c'era quella di creare dei nuovi punti di connessione, dei nuovi punti di contatto, dei nuovi edifici di incontro, come lo sono state le cattedrali in passato, le piazze o forse oggi i centri commerciali. Era il desiderio di disegnare delle nuove tipologie di edificio che rappresentassero dei punti di connessione tra le persone. Fossero essi realizzati in contesti naturali, in contesti più possibile incontaminati o in contesti estremamente urbani. E qui la ricerca proprio si poneva l'idea di creare delle architetture dal forte significato simbolico, estremamente di grandi dimensioni, che potessero essere proprio dei fari, dei nuovi segni di attrazione all'interno e non solo delle città. E volevano essere proprio l'evoluzione, e vogliono essere l'evoluzione di quegli spazi che vi citavo prima, per cui l'evoluzione dei musei, che oggi i musei sono molto di più una caffetteria, un bookshop e un luogo di incontro, che non semplicemente un luogo dove esporre le opere d'arte. Lo stesso riguarda per gli uffici, non può più essere semplicemente una batteria di scrivanie. Lo abbiamo visto, si può lavorare da casa, ma gli uffici hanno ancora un grande valore come luogo dove rincontrarsi, dove riscambiare le idee, dove scambiare le proprie opinioni con tutte le persone che fanno parte della nostra realtà. E sono spazi immaginati per essere estremamente flessibili, trasformabili, aperti, proprio per seguire l'evoluzione appunto della tecnologia e di quelli che sono i sistemi. Diciamo, i modi di vivere, gli usi e i costumi di questi spazi nel futuro.
vogliono sfruttare gli spazi inutilizzati tante volte delle città o sottoutilizzati o addirittura quelli che non hanno la personalità, come vedete in questo grosso nodo autostradale. Proprio anche per raccontare un'idea di sostenibilità, se vogliamo, che si lega non semplicemente ai temi della natura, che approfondiremo oltre, ma anche a un tema di utilizzo più appropriato di tanti spazi all'interno delle città. Vi lascio adesso brevemente a un breve video che racconta un po', in cui Michele De Lucchi vi racconta il progetto di Air Station Interactor. Quando l'intelligenza artificiale libererà l'uomo dalle incombenze burocratiche e ripetitive, sarà necessario trovare modi di utilizzare la conquistata libertà e il gigantesco potenziale tecnologico a disposizione. Le attività logiche e razionali saranno sostituite da machine learning e big data. Di conseguenza saranno sempre più richiesti ingegni creativi e idee propositive. Le Earth Stations sono luoghi predisposti alla programmazione del futuro, che offrono condizioni ambientali e psicologiche ottimali per dare forma alle evoluzioni della qualità di vita. Sono stazioni collegate in rete e costruite in nodi infrastrutturali per essere facilmente raggiungibili. Sono musei, gallerie, uffici, teatri, palcoscenici, bar, caffetterie, ristoranti, palestre, parchi indoor, mercati, foyer, laboratori, negozi, lounges, dove tutto accade contemporaneamente in una combinazione continua di interessi diversi. Al loro interno tutto evolve. Nel camminare, nel procedere, nell'avanzare della casualità degli incontri, si materializza la condizione migliore per le scoperte più sorprendenti. In un flusso costante di migrazione, si partecipa a eventi e dialoghi, formali e informali, con laboratori artigiani digitali e cabine di isolamento per la riflessione individuale. Le Earth Stations sono tutti luoghi in continua attività, con un palinsesto di eventi catalizzatori, di attenzione ed energie. Nelle Earth Stations tutti possono ottenere gratificazioni per il proprio contributo, riconoscere il valore dell'evoluzione, godere dei risultati ottenuti, partire per nuove destinazioni, soddisfare le più elementari esigenze di bellezza, giustizia e felicità. Qui crescono le idee. Mote Station è l'evoluzione degli studi televisivi. Mountain Station fornisce letteralmente spazi per conferenze al vertice. Floating Souk Station è il mercato delle idee. Crown Station è l'evoluzione della biblioteca. City Station rinnova l'idea di spazi di lavoro e laboratori. Cloud Station è uno spazio espositivo per nuove forme d'arte, personali e collettive. La seconda famiglia di Air Station di cui vorrei parlarvi è quella che abbiamo chiamato Many Hands e nasce da un concetto che ci è molto caro, che è i prodotti, le architetture, gli ambienti realizzati con le mani, realizzati in modo artigianale. Negli ultimi decenni la tecnologia ha fatto enormi passi da gigante anche nel mondo dell'architettura e quindi
ha finalmente permesso proprio di industrializzare il processo dell'architettura e quindi di realizzare l'architettura in modo estremamente preciso ed estremamente industrializzato, no? Riguardi esso le facciate, le strutture, i sistemi impiantistici e quant'altro. Ma crediamo che resti un enorme fascino, no? Lo resta per noi e lo è per tutti quanti, un grande fascino dell'architettura realizzata con le mani nei secoli, con la imperfezione, con l'attività che possiamo quasi definire eroica, no? Di tante persone che contribuivano con le loro mani a realizzare le architetture del passato. Pensate a Venezia, quanto straordinario è vivere Venezia in tutto questo senso di imperfezione che la rende però così perfetta in qualche modo, no? Oggi la tecnologia ci permette in realtà di poter creare una nuova combinazione tra quello che è il lavoro fatto con le mani e quello che è l'ambizione dell'architettura, quindi poter portare quella che era appunto l'architettura realizzata a mano a nuove scale, a nuove dimensioni, a nuovi significati in qualche modo anche. E per creare architetture che siano nuove, contemporanee, di nuovo architetture che siano caratterizzate da ampi spazi, trasformabili, che diventino davvero dei grandi e nuovi segni di incontro, dei luoghi dove poter andare per incontrare le persone, che siano segni per i territori. Una cosa che abbiamo approfondito facendo questa ricerca è che, a prescindere da dove ci si trovi nel mondo, quando due architetture, di quelle realizzate con le mani, vengono fatte all'interno dello stesso clima, tendono proprio ad assomigliarsi in qualche modo, perché si assomigliano i materiali con cui vengono realizzati. Per cui in climi umidi dove è diffuso il bambù, sono diffuse certe tipologie di tecniche costruttive, a prescindere da dove ci si trovi sulla terra, oppure nei paesi arabi o nei paesi aridi, di nuovo, che potrebbero essere da tutt'altra parte del mondo, è comune un certo tipo di costruzione con l'adobe. E quindi ci ha affascinato l'idea di poter immaginare di realizzare 5 air stations all'interno di quelli che sono i principali climi del nostro pianeta, e poter creare queste architetture come se fossero proprio dei nuovi segni per le popolazioni che le realizzano, degli edifici di cui essere fieri, degli edifici che diventino dei luoghi di attrazione turistica anche, proprio per portare da tutto il mondo le persone in posti nuovi a scoprire di nuovo questa architettura così unica e speciale. Qui vediamo una foto bellissima, no? Di questa architettura in Mali, realizzata interamente e eroicamente dalle persone con le mani. E quindi, approfondendo un po' quelli che sono gli aspetti, se vogliamo, più tecnici e tecnologici rispetto alla realizzazione di questa architettura, con quello che è l'aspetto estremamente artigianale del fare con le mani, abbiamo inventato queste Air Stations Manihand. Vi mostro adesso un breve video, di nuovo, in cui Michele De Lucchi vi racconta questo progetto. Air Stations Many Hands sono una nuova tipologia di edifici che favoriscono la partecipazione sociale e lo scambio culturale. Sono costruzioni di grandi dimensioni, realizzate da molte persone con le mani, usando antiche tecniche di costruzione senza tempo. Sono monumenti vivi all'umanità ed esprimono il significato della nostra esistenza perché ci permettono di riconquistare le qualità manuali che tanto ammiriamo negli edifici antichi e nei nostri monumenti storici. Le Air Stations Many Hands
rispondono a specifiche condizioni climatiche e alla disponibilità di risorse e di artigiani locali. Sono architetture che ispirano attività spontanee e di ospitalità. Sono costruzioni sostenibili che rispettano la natura e che possono essere riparate e adattate nel tempo. Log Station per un clima continentale, dove il materiale più disponibile è derivato dalle enormi foreste. È tutta costruita con il legno massello nel suo aspetto più naturale, quello del tronco, scolpito, decorato e istoriato con decori e raffigurazioni narrative. All'interno, lo spazio è suddiviso da grandi cupole appese che separano mercati, ristoranti, ritrovi ed esposizioni di lavori d'arte in legno massello. Terracotta Station, per il clima temperato, raccoglie le più diverse realizzazioni di oggetti di terracotta, vasi, piatti, ciotole, contenitori, elementi decorativi e anche mattoni, piastrelle e componenti di edilizia. È un intrigante mercato di oggetti realizzati con il più semplice e arcaico materiale plasmabile. La Clay Station è disegnata e costruita per i climi secchi ed estremamente caldi del deserto. Combina l'artigianalità della costruzione con la produzione e la preparazione del cibo locale. Ospitare e mangiare insieme è universalmente la più genuina manifestazione di una specifica cultura. Bamboo Station è progettata per l'umidità dei tropici ed è costruita con l'abbondanza di legno di bambù, pianta infestante. I rivestimenti sono realizzati con stuoie e tessuti che valorizzano le qualità isolanti e acustiche delle fibre vegetali. Al suo interno, i visitatori entrano in contatto con un mondo alternativo di architettura e gastronomia del tutto naturale. Bark Station usa scandole di corteccia nel clima polare per creare una facciata schermante che riveste una ardita costruzione sospesa sul ghiaccio. Utilizza tecniche costruttive tipiche delle regioni con poca vegetazione, dove nei secoli si sono sviluppate abilità nel cucire il legno usando corde di derivazione naturale. All'interno, esposizioni delle più straordinarie opere di legno, osso e pelli di foca usate per costruire canoe, tende, vestiti e artigianato domestico. Air Stations Many Hands dimostrano quanto vale il contributo dell'architettura nell'evoluzione della società e nel rispetto della salute del pianeta. L'ultima famiglia di Air Station di cui vorrei parlarvi oggi è questa serie che abbiamo chiamato Education Station. Abbiamo riflettuto lungamente negli ultimi tempi su un tema che ci è molto caro, che è il tema dell'educazione. Di nuovo, l'evoluzione della tecnologia, degli usi, dei costumi e del modo di vivere degli ultimi anni è stata così veloce, no? Che ci ha fatto capire, lo sta facendo capire e comprendere a tutti quanti i sociologi, sicuramente gli psicologi, che non è più sufficiente studiare in età scolare per poi dedicarsi semplicemente al lavoro e alla crescita della famiglia, ma il tema dell'educazione è qualcosa che interesserà l'uomo dalla nascita fino alla vecchiaia. È qualcosa che in futuro ci obbligherà a imparare e a disimparare. Già oggi vediamo come tante cose che davamo per scontato oggi non lo sono più, e quindi cose che abbiamo imparato dobbiamo smettere di impararle per impararle di nuove.
Quindi il tema dell'educazione, che non è semplicemente la scuola o l'ambiente scolastico, diventa davvero e diventerà davvero estremamente importante in quello che è il futuro nostro, ma sicuramente quello della prossima generazione. Il tema dell'educazione per noi è anche un valore ulteriore, perché di nuovo tanti sociologi e psicologi sono ormai d'accordo nel considerare che l'ambiente sia il terzo educatore. Il primo educatore di una persona è la famiglia, il secondo è la scuola e il terzo educatore però è l'ambiente. E l'ambiente significa l'architettura, significa gli interni, significa proprio i luoghi che una persona vive durante la propria crescita. E quindi crediamo che sia davvero importante rimmaginare questo che è il mondo della crescita e dell'educazione, andando a creare di nuovo degli edifici, delle Earth Stations, legate a quello che è il mondo dell'educazione. Abbiamo quindi un po' immaginato come la vita di una persona dalla infanzia fino all'età senile passi diverse fasi, no? Delle fasi di scoperta più intima e di contatto con la natura, con gli animali, fino a quella che abbiamo definito un po' la scoperta del mondo, no? La scoperta delle connessioni che vi sono all'interno del mondo. E attraverso queste fasi abbiamo proprio immaginato una serie di cinque Earth Stations, di nuovo, che rappresentano, che simboleggiano un po' le fasi della evoluzione, della crescita degli individui. E di nuovo abbiamo immaginato questi spazi come edifici dal forte carattere simbolico, dalla forte personalità, pensati proprio per diventare dei nuovi ambienti di crescita e di nuovo di incontro. Crediamo che la interazione tra le persone sia quello che in questo momento di evoluzione verso i big data, verso la digitalizzazione, rimanga il cuore della crescita umana delle persone. E quindi sono di nuovo questi grandi ambienti pensati per essere trasformati ed evolvere ovviamente con l'evolvere della società, dove garantire quella che è la nostra crescita personale, psicologica e umana. Vi lascio appunto all'ultimo video, che è il video conclusivo in cui l'architetto De Lucchi vi racconta quest'ultimo progetto più nel dettaglio. Mi ha fatto molto piacere avere la possibilità davvero di incontrarvi, anche se non vedervi personalmente, ma poter raccontare a tutti voi questa visione a cui noi teniamo davvero tanto, a cui spero di avervi trasmesso un po' la passione che abbiamo per tutta questa ricerca. Se avete delle domande, delle curiosità, scriveteci, qui ci sono un po' i nostri contatti, seguite il nostro Instagram, sperando davvero di avere la possibilità, magari l'anno nuovo, di incontrarci personalmente, di avere proprio un po' la possibilità di parlarne, chiacchierare assieme e approfondire e permettervi di partecipare. Il progetto di Airstation vuole essere un progetto aperto, a cui davvero abbiamo invitato soprattutto figure umanistiche, se vogliamo, che hanno studiato discipline quali appunto la sociologia, le neuroscienze, la biologia, per allargare quella che è la visione dell'architettura a scienze e a conoscenze che spesso, troppo spesso sono state in qualche modo tenute fuori da quello che è il mondo del costruire e del realizzare ambienti per l'uomo. Vi lascio a questo punto all'ultimo video con un saluto e un ringraziamento. Education Stations, le stazioni del divenire. Noi uomini siamo capaci di creare un mondo pericoloso, disordinato, confuso. Non so se noi della mia generazione abbiamo mai imparato bene, ma se lo abbiamo fatto, abbiamo dimenticato quello che abbiamo imparato. Dobbiamo assicurarci che le generazioni future imparino meglio, più a fondo e più a lungo di noi. Le Education Stations promuovono la conoscenza e l'educazione e aumentano la consapevolezza del valore delle diversità. Aiutano a ridurre i comportamenti contrastanti,
un'apertura entusiasta dell'acquisizione di conoscenza, stimola il desiderio di esplorare i valori positivi come integrità, onestà, gentilezza e altre relazioni basate sulla fiducia. Abbiamo esaminato 5 fasi del divenire. Un essere umano sta diventando sempre qualcosa. Speriamo che queste Education Stations ci aiutino a diventare una società più intelligente e migliore. The Farm, dove l'innocenza diventa consapevolezza. La prima Education Station è costruita proprio come una fattoria tradizionale. Diversi edifici interconnessi con tetti spioventi, circondati da recinti di animali, orti, campi e magazzini di provviste per i tempi più duri. I rifugi per animali furono probabilmente una delle prime costruzioni dell'uomo. La divisione della proprietà privata e pubblica è una delle più recenti. Le conseguenze di queste decisioni hanno influenzato notevolmente la nostra comprensione della parola libertà. In questa Education Station avviene il passaggio dall'innocenza alla consapevolezza. Qui l'insegnamento è orientato allo sviluppo dell'immaginazione. È basato su un programma di giochi, storie e fantasie per migliorare le qualità di onestà, generosità e la morale profonda, allo scopo di introdurre il valore dell'organizzazione umana e i benefici di una pacifica coesistenza. The Village, dove l'insegnamento prende forma. Non appena è sorto il bisogno di collaborare, le famiglie hanno cominciato a unire le forze creando le prime piccole comunità. Erano organizzate in villaggi con fortificazioni per proteggersi dai nemici, dalle bestie feroci e da altre avversità. Questo ha dato origine alla separazione dei ruoli e alle prime relazioni interculturali. Questa Education Station è la scuola del linguaggio, orientata all'alfabetizzazione in tutte le declinazioni possibili attorno al mondo. Man mano che si sviluppa la personalità individuale e il carattere, ciascuno inizia a riconoscersi come parte di una cultura specifica. Sono stimolati l'autostima e il coraggio. Sono favorite le relazioni non conflittuali con gli altri e con l'ambiente naturale. Iniziano a rivelarsi comportamenti etici ed estetici. The Town, dove l'adolescenza genera sentimenti di individualità. La terza Education Station è un grande complesso costituito da spazi di lavoro privati e pubblici, di riflessione e di comunità disposti in una composizione aperta ed espandibile, simile a un fiocco di neve. Quando i villaggi sono diventati città, si assiste ad un esponenziale sviluppo demografico. Nascono nuovi mestieri, professioni, mercati e strutture organizzative. La società si stratifica e le leggi intervengono a regolare la complessità della convivenza civile. Discipline, arti e filosofie fanno fiorire culture diverse. Questa Education Station è orientata al riconoscimento delle diverse civiltà. Vi si impara la storia della conoscenza, della tecnica, della scienza e delle arti. Ognuno può avere l'opportunità di identificare il proprio talento personale, essere in grado di iniziare a discutere concetti astratti come il divino, l'infinito, il subconscio e gli ultimi pettegolezzi. The Road, dove scegli il tuo percorso. La quarta station è costituita da diversi edifici disposti lungo una strada. È la scuola del know-how. Qui si sviluppano nuove forme di relazione,
soprattutto quelle che mettono il talento individuale a servizio della solidarietà reciproca. L'educazione non è più la costruzione di una conoscenza come poteva essere una volta, ma la gestione di relazione ed eventi ad essa correlati. L'educazione rigida, intesa in senso tradizionale, oggi si scontra con il concetto moderno di apprendimento e non è più desiderabile. Raggiungere luoghi sconosciuti è sempre stato al centro dell'evoluzione dell'umanità. La strada è l'infrastruttura più arcaica di questa esplorazione. Senza strade non ci sono reti, né fisicamente né digitalmente. La strada è anche la metafora del progresso, dell'evoluzione. C'è ancora molta strada da fare. The World, dove perdiamo l'innocenza e cerchiamo di ritrovarla. Le ultime Education Stations sono una rete di torri di avvistamento che connettono tutte le stazioni precedenti. Mettono a sistema tutti i modelli educativi, continuamente rivalutando e discutendo i risultati ottenuti nelle fasi precedenti. Le torri coprono tutto il mondo e chiunque vi può entrare liberamente e trovare visioni alternative del futuro e idee costruttive per stimolare l'immaginazione. Questo sistema integrato definisce chiaramente come portare innovazione nel mondo, in un continuo processo di inversione tra chi insegna e chi impara. Siamo arrivati, ed è solo oggi che ci rendiamo conto di quanto siano limitati i nostri orizzonti senza questa palla con il cuore infuocato su cui poggiamo i nostri piedi. Dobbiamo riconsiderare continuamente il nostro rapporto con essa, sapendo che dobbiamo occuparcene e che abbiamo, ma non tutti tra noi, straordinari strumenti tecnologici e sempre più conoscenze scientifiche con cui operare. C'è ancora così tanto da fare e da scoprire. È tempo di muoversi dalla consapevolezza verso una nuova forma di innocenza e per imparare, ma anche per disimparare. Costruire una visione lungimirante orientata alla ricerca di una verità vera e sostenibile.